Oggi vedremo un esercizio utile per il miglioramento del chipping, quel colpo di approccio dove il volo della palla sarà molto teso. Posso utilizzare un ferro 8, ferro 9 o addirittura un pitch on sand se sono a circa 5-10 metri dal green. Fondamentale capire che la faccia del bastone sarà sempre orientata verso il bersaglio. Infatti ho questa freccia di alluminio posta sulla faccia del bastone per illustrarvi questo movimento. L'esercizio di oggi ci consentirà di avere un polso sinistro molto meno mobile, quello che è fondamentale per effettuare questo colpo correttamente. Infatti, se effettuando il colpo la pallina da tennis rimarrà saldamente sul grip, avremo effettuato un buon colpo, altrimenti vedremo la pallina da tennis cadere in terra. Per altri consigli iscrivetevi al canale YouTube e Instagram e Facebook Simone Golf School.